σας χαίρεσε καλά η σόντα. Είμαι τα μορταλές μου μέντρα. Βίτε δεν φύρα και τζάχιω la macchina foto, fa freschi man, dai, βίτε δεν φύρα και bella foto. Bella foto le dura perché sei di brutte le vene. Ecco che è bella foto. Così è bella, Si batte la pista, faticando allegramente, un po' di fiatone, qualche risata e senza accorgersene si raggiunge l'attacco della via progettata. Come vedete si è aggruppata, va? E lei? Lei è l'unica. Prima toci, alle scalata libera. Capì? Faccia padre, io da sgatechi. Patri, faccia una minuta di bidancio. Schiena proprio bella, su mamma mia. Ti metto c'è qualcuno. Il piacere dell'arrampicata su una tra le rocce più solide e dure del mondo è accompagnato dalla bellezza e dall'amenità dei luoghi. Come immersi in un acquerello dai grigi dominanti, gli alpinisti arrampicano l'aerea cresta muovendosi con leggerezza, tra la neve e le pareti, attenti alla sicurezza e piacevolmente divertiti dall'ideale conformazione rocciosa che permette un'arrampicata divertente e mai troppo difficile. Vieni più che stai, dai! Vieni!
Basta un attimo, un appiglio verglassato e l'apparato di sicurezza viene messo alla prova. Fortunatamente tutto va per il meglio. È gente dura quella biellese, temprata da un'educazione spartana e dalle fatiche della vita di tutti i giorni. Bene, bene. Che felicità passare insieme il giorno di Santo Stefano, patrono di Biella. Essere qui al freddo del versante nord, nel pieno inverno, quando le giornate sono corte corte. Quanto il ricordo di questo giorno ci sarà di conforto nella dura realtà della settimana lavorativa. Hai ragione, grazie. Buon Natale. Ciao Fabrizio, ma qual è? Ciao, siamo qui. Va bene. Ma sì. Ma la chiama Scan? Con? Brutto, eh? Non è brutto, è il pelo velluto. Ma è, la giorno dopo. Ciao. Non c'è niente da stupirsi se qui, molto più di altrove, numerose donne facessero parte delle compagnie che frequentavano la montagna. Infatti, la donna biellese ha sempre lavorato guadagnandosi l'indipendenza economica e, di fatto, una maggiore libertà. Mi stendo la braccia per la chiesa. Ha paura, fa 90. 90. Mi va ben parecchio dirti che vengo. Sei un po' berna, sca. Benone. A lei, ed ascolta per lei. Ed mi ricorda ben che non sei mi tiro una scia, I capelli da sotto che si arrivo giù mi sono greo. Ho fatto un maldetto. Come che avevo impresa. Salvatemi una sposa. Nessun che dalla corda che già tutta. Quasi al boom. Pressane. Aspetta una minuta, ne? Oh, io me ne impressa. No. A neanche freccia. Sbatti, io per volta gli su, Sì. Pensa, Tanti al show. Che mi stai risposta. Sì. Eh sì, L'altra domenica prendiamo per fare la corda doppia, ne? Spero per cuta il tasto. Allora, Elena, ti già capite, vedi me la fai la pinuccia. Più o meno, spiegami bene. Tacchi bene con i man e la stendi giù pian pianin, Pian pianin, fino a Puccia bene ai pesta, bene ancora che poi ti prendi per fare la corda doppia. Thank you.
La bellezza dell'ambiente naturale con i suoi colori, la meraviglia dei giochi di luce e dell'alba, la freschezza e la purezza dell'aria sono beni a disposizione di chiunque abbia la capacità di vederli. Ma bisogna anche mangiare. E mentre una luna gigante cala dietro le creste, qualcuno degli scalatori pensa a come mettere a frutto l'esperienza e le tecniche apprese sulla montagna. C'è chi sceglierà una strada molto difficile, quella di diventare guida alpina, e caparbiamente cercherà e riuscirà a vivere di questa bellissima, poetica, particolare professione. Una realtà dove la prima prerogativa, che è la passione, deve superare di gran lunga l'interesse per il guadagno, dove l'impegno richiesto è totale. Claudio, Massimo e Roby sceglieranno invece di lavorare appesi alle corde su cupole, campanili, ciminiere e tutti i generi di tetti. La loro arte sarà quella di sviluppare le tecniche di base per affrontare situazioni di lavoro apparentemente impossibili, come nella cupola ad Europa a saldare i rattoppi di rame con 80 metri di vuoto sotto le suole. Sicuramente un lavoro duro, dove oltre alle braccia si deve far lavorare la testa per far fronte alle mille diverse ed imprevedibili situazioni. La Valle dell'Elvo è un posto magico ed il regno dell'acqua limpida. Abbarbicata sulle sue rive c'è la Cascina dei Paci. In fronte le montagne coperte di neve sembrano le cime dell'Himalaya, mentre nel cortile, in uno scenario idilliaco, le cince vengono a mangiare nella casetta che Placido gli ha destinato. Placido è un pittore, veramente è un pittore alpinista e un grande maestro, anche se detesta che lo si chiami così. Patri ama dipingere ed è salita su ai paci per imparare, perché Placido guidi un po' la sua mano. Forse l'arte non diventerà mai il suo mestiere, ma proprio per questo ciò che Patri crea è ancora più bello. Che è Placido schicco sa ghigna? Asli? Sì. Asli le... Maganta si chiama Domenico Niccolo, lei al Bacherca era chi? Ah. Ai Aunei. Allora dimmi, ti con che tu sei porsi Germani, portami giù un po' di rigiù, perché la